Ti capita mai di rimandare lo studio, rimandare degli impegni che avevi già preso da tempo? O magari stai proprio rimandando un qualcosa guardando proprio questo video? Ecco, in questo video andiamo a parlare del perché procrastiniamo e di come possiamo evitare questa cosa, ma soprattutto andiamo a capire nel profondo qual è la motivazione per cui tendiamo spesso e volentieri a rimandare le cose che in realtà ci importano. Se è la prima volta che capiti nel mio canale, ciao, sono Francesca e qui parlo di mindset e motivazione. L'argomento di oggi è particolare perché sì, lo tratto in vari video, quindi se vuoi puoi andare a vedere altri video che ho fatto qui sul canale, ma nello specifico oggi parliamo di disciplina. Quindi non basta soltanto organizzarsi, ma bisogna avere disciplina. E ora vediamo di cosa si Ci tratta. sono giorni in cui avremo soltanto voglia di stare sul divano, non pensare a nulla e hai la motivazione proprio bassissima, cioè non ne voglio fare proprio nulla. Ti è mai capitato? In questo video vediamo 10 modi per motivarti quando non sei assolutamente motivato. Quindi mi raccomando, rimani fino alla fine. Il primo punto è quello di iniziare semplicemente, quindi non ne voglio fare qualcosa. Inizia, è la cosa più potente che puoi fare. Non hai voglia di studiare? Prendi quel libro e leggi almeno un paragrafo. Non hai voglia di andare in palestra? Mettiti le scarpe e inizia ad andare in palestra. Questa cosa ti aiuterà a ingranare e vedrai che pian piano prenderai questa abitudine. Quindi quando non hai voglia di fare qualcosa, inizia proprio a farla. Il secondo punto è quello di trasformare le tue azioni in un'ora sola. Quante volte ci siamo imposti degli obiettivi che magari avevano bisogno di un mese o addirittura un anno per essere raggiunti? E quindi vedevamo tutto l'obiettivo gigante con la consapevolezza che ci voleva troppo tempo per raggiungerlo. E quindi diciamo che la nostra motivazione non era proprio alle stelle. Ecco, cerca di fissarti un obiettivo dove in un'ora riesci a completarlo. Quindi, ad esempio, se vuoi leggere un paragrafo di un libro che ti sta interessando, o magari di un argomento di studio, ecco, imponiti la cosa di finire quel paragrafo entro un'ora. Poi magari ci metterai anche un'ora e mezza, non è quello l'importante, ma l'importante è fissarti un obiettivo e portarlo a termine, quindi fare azioni. In altri video ti ho già parlato di come la scarsità di tempo aumenta la nostra motivazione. Cosa vuol dire? Quante volte ti sarà capitato di dover fare qualcosa e avere a disposizione tanto tempo? Anche a me è successo diverse volte. Dicevo, ok, devo fare questa cosa, ci vogliono solo 10 minuti, e poi dai 10 minuti te la porti avanti per 2 o 3 giorni. E dici, ma come? Ma mi servivano soltanto 10 minuti e ci ho messo 3 giorni? Invece, al contrario, quando sai che la scadenza è imminente, a volte tendi anche a raggiungere i tuoi risultati prima, quindi ti metti quel pressing che dici devo per forza raggiungere questa cosa a tutti i costi, perché se no ho la scadenza, non posso poi richiedere altro tempo. Ecco, stessa cosa, falla con i tuoi obiettivi, quindi datti una scarsità. Questo ti aiuta a raggiungere prima i tuoi obiettivi e a non procrastinare. Un altro aspetto importante è quello di non bruciare le tappe. Se tu ti sei prefissato un obiettivo, ad esempio vuoi correre 10 km, magari in un'ora, non pensare che la prima volta che esci, che vai a correre, magari non corri da anni, subito in un'ora fai quei 10 km, perché giustamente ci vuole allenamento e disciplina. Quindi magari non farai 10 km, ma ne farai 2/3, dipende da quanto sei allenato. Quindi non pretendere troppo da te stesso, non pensare che se non l'hai raggiunto oggi non potrai mai raggiungerlo, ma datti delle tappe raggiungibili e molto più abbordabili e vedrai che sarai sempre più motivato. Poi non c'è cosa più spettacolare di quella è soddisfacente di quella di premiarsi, quindi premiati ogni volta che raggiungi un obiettivo, soprattutto premiati ancora di più quando quell'obiettivo ti sei messo una scadenza imminente. Quindi quando tu ti sei prefissato di raggiungere quell'obiettivo in un'ora e tu magari in 30 minuti l'hai fatta e l'hai fatta pure bene. Quindi mi raccomando, non dimenticarti mai di premiarti ogni volta che raggiungi un obiettivo. Può capitare a volte anche che lungo il nostro percorso perdiamo un po' la motivazione, quindi non sappiamo più rispondere alla domanda: perché sto facendo quello che sto facendo ora? A cosa mi porterà se faccio queste azioni oggi? Quindi quello che ti posso consigliare è quello di scriverti una lista di 10 perché con la motivazione. Ad esempio, perché stai lavorando a questo progetto? Sto lavorando a questo progetto perché mi darà
non lo so, più libertà finanziaria, mi darà più soddisfazione nel futuro perché mi aprirà diverse porte lavorative, insomma, ognuno poi ha le sue motivazioni. Però tu mi raccomando, tienitelo lì vicino, usala come Bibbia nel caso c'è un momento in cui perdi un po' la tua motivazione, non sai bene il perché stai facendo quello che stai facendo ora, e leggilo ogni volta che ne hai bisogno. Un altro aspetto importantissimo che gli americani chiamano vision board, ma in realtà è una bacheca dove sono raggruppate tutte delle immagini, delle situazioni, dove ci sono già rappresentati i tuoi obiettivi raggiunti, quindi come già tu ti senti quando guardi quelle immagini, quindi come se avessi già quelle cose. È un po' come utilizzare la legge d'attrazione, te ne ho già parlato in un altro video che ti lascio qua sopra, e attrai tutto ciò che tu desideri, quindi tra la legge di attrazione, quindi attrai ciò che tu desideri nella tua vita, e le azioni che fai ogni giorno, perché senza una non può esistere l'altra, non puoi pensare di attrarre un qualcosa senza far nulla, bisogna sempre avere una cosa equa, insomma, trovare appunto una bacheca che ti rappresenti e che esprima al meglio quali sono i tuoi desideri e i tuoi obiettivi, e quello insieme alla Bibbia di prima tienilo sempre ben visibile sulla tua scrivania. Inoltre focalizzati almeno 5 minuti al giorno su quali sono i tuoi obiettivi, quindi non c'è focus, quindi non c'è attenzione su qualcosa che stai facendo senza azione. Questa azione può essere anche stimolata da, come per esempio, la musica, quindi la tua musica che ti piace. Cerca proprio di dare un senso alle tue giornate, di farti una to-do list delle cose da fare e di portarle tutte al termine. Piuttosto farne meno, quindi non caricarti la to-do list di 20 o 30 cose da fare, ma anche piuttosto solo 5, ma quelle 5 falle tutte e falle bene. Il decimo punto è quello di parlare dei tuoi obiettivi a una persona importante della tua vita. Quante volte ti sarà capitato di fissarti gli obiettivi, tenerteli per te, e magari è capitato qualche volta di fallire? Però quando tu fallisci e non lo dici a nessuno, non ti senti poi così in colpa, perché alla fine non devi dare giustificazione a nessuno. Invece parlando dei tuoi obiettivi a persone a cui tu ci tieni, a cui sai che non puoi fallire perché giustamente vuoi la loro approvazione e il loro rispetto, ti sentirai molto più motivato a raggiungere i tuoi obiettivi. Questo non vuol dire raggiungere delle cose che o ti sono state imposte o magari che tu hai deciso tempo prima ma che poi non fanno più parte del tuo presente, ma cose che tu vuoi realmente e che vuoi ottenere a tutti i costi, e quindi far fiero la persona che hai di fronte, con cui hai parlato dei tuoi obiettivi. Un'altra cosa che puoi fare è quella di segnare sul calendario una bella X ogni volta che raggiungi un tuo obiettivo, quindi non c'è cosa più soddisfacente di arrivare a fine mese e vedere la sfilza delle cose che hai fatto e che hai raggiunto e che soprattutto ti eri prefissato di raggiungere. Quindi mi raccomando, tieni sotto mano un calendario che può essere digitale come quello di Google del tuo telefono, ma anche cartaceo, e scrivi ogni volta tutte le cose che hai fatto in quella giornata. Vedrai che arriverai alla fine dell'anno e se le vai a rileggere tutte capirai cosa ti ha aiutato per raggiungere poi quell'obiettivo. Bene, noi siamo arrivati alla conclusione di questo video. Se ancora non l'hai fatto, mi raccomando, iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!